Salve a tutti, sono Mighty Pirate, un temibile recensore. Ehi, cosa si può dire dei fratelli Vanzina? Li odio. Voglio dire, ok, negli anni 80 e anche nei primi anni 90 hanno fatto qualche titolo che, anche se non era eccezionale, era carino e ha di certo un valore nostalgico oggi. Ma andando avanti con gli anni hanno portato nel cinema tutto il peggio della TV, e non solo. Gli uomini vedono i loro film per le fighe che ci recitano, le donne li vedono per le figuracce che si fanno gli uomini. Lui sa che gli italiani adorano queste cagate e sfrutta il peggio di loro per fare soldi. Mi è piaciuta molto questa dichiarazione di Carlo. In una cinematografia seria come quella americana, noi Vanzina saremmo venerati come Spielberg. Qui dobbiamo vergognarsi. Mi spiace Carlo che noi comuni mortali non siamo in grado di capire i vostri film. Io credevo che steste buttando a puttane decenni di commedia all'italiana e sfruttando il peggio che piace alla gente, ma invece no, siete dei geni incompresi. Forse il vostro umorismo è troppo complesso per noi, forse non siamo in grado di capire le profonde implicazioni sociologiche che le vostre battute hanno. Enzo, ma che fai? Ma copriti, non ti vergogni con sta panza de fuori! Ma quale panza? Ma questa pensilina sotto c'è la sala giochi! Forse. Ma come dicevo, magari è davvero una questione di umorismo. Magari se vediamo i Vanzina all'opera con un film serio potremmo cambiare seriamente idea su di loro. Qual è l'ultimo film che i Vanzina hanno fatto serio? Ah, Squillo. Un viaggio magico nella Milano delle Troie, realizzato in un periodo in cui le escort si chiamavano puttane e si poteva parlare di loro senza essere accusati di essere degli avversari politici. Vergogna! Ok, siete avvisati prima di partire. L'ambiente delle Troie mi stimola a fare qualche battuta di satira politica. Non prendetela troppo, va bene? Siete ancora ed oggi come sempre dei poveri comunisti! Sta zitto! Il film inizia in Polonia nel 1989. Il muro di Berlino sta crollando e Vanzina decidono di trattare l'argomento con la massima serietà e rispetto possibile, facendo commentare l'evento dal telecronista di Oldie Benzi. Oggi è crollato il muro di Berlino. Dopo 30 anni le due Germanie sono di nuovo riunite. Sì, ok, ma dici cosa sta facendo la Muppet contro la New Team? E la caduta del muro apre un mare di opportunità, ovvero permette a una delle due ragazze di andare a fare la Troia in Italia. Sapete, Vanzina, è un evento storico importante, trattatelo con un po' di rispetto. Tra l'altro, polacche che vengono a fare le prostitute? Questo non è un leggero stereotipo? Comunque Eva, così si chiama, è andata a fare spese e ci dimostra che fare la zoccola è bello, perché puoi guadagnare bene e comprarti quel cavolo che ti pare. Ehi, non lo dico io, lo dicono i Vanzina. Ho la carta di credito. Finite le spese, Eva prende un taxi, che si ferma a rimirare un cartello gigante dello sponsor del film. Vestiti firmati. Mi servono dei vestiti firmati. Incontriamo un minaccioso lavavetri. Tornatene in Polonia! Come fa a dire che è polacco? Non si sono dati neanche una parola! E non venitemi a dire che lo poteva sapere già da prima, eh? Questo tassista ce l'ha a morte con i lavavetri, quindi è impossibile che ci abbia parlato prima. Sono polacca come te. Non vedi questo, io sono de Roma, comunque grazie. Ma la bella vita di Eva è minacciata dall'arrivo della sorella, che è venuta a trovarla senza farle neanche una telefonata. Sono io. Ciao Eva. Maria. Sì, ha intrapreso un viaggio dalla Polonia senza avvisarla ed è arrivata lì dicendole: sorpresa! Beh, immagino che in Polonia sia normale. Quindi scopriamo che Eva vive in una casa gigante e la sorella visitandola rimane sorpresa e si chiede come possa permettersela. Che lavoro fai? Interprete, pubbliche relazioni. Vanzina, state per caso cercando di nascondersi che questa donna è una squillo? No, perché io non ho letto il titolo del film. È come chiamare Star Wars Episodio 5 Darth Vader è il padre di Luke Skywalker. Vogliamo lavorare un pochino meglio su questi colpi di scena? La tranquilla quiete domestica viene però sconvolta da una chiamata. È qualcuno che ha un urgente bisogno di un interprete, come potete sentire. Sì. Ci vediamo lì alle 9, puntuale. Sì, sicuramente un sedicenne che ha bisogno di aiuto per fare i compiti d'inglese, ma passiamo a qualcosa di più interessante.
100! Scusate, non ho resistito. Eva se ne va. E il giorno dopo, la sorella, non trovandola, la va a cercare nell'hotel in cui ha passato la serata. Non è tornata a casa questa notte. Sono preoccupata. Oh, mi dispiace, ma io non vedo come posso aiutarla. Ieri sera c'erano più di 500 persone alla convention. Come faccio a ricordarmi di sua sorella? In poche parole, vaffanculo, noi non ti aiutiamo. E dopo questo esaltante dialogo scopriamo che... Oh, c'è uno studio fotografico proprio dentro l'albergo. Ha una sola foto in vetrina, l'ha scattata la sera precedente e ha beccato proprio in mezzo a 500 persone. Eva, la persona che stiamo cercando. Sì, l'unica foto di quello studio fotografico in vetrina che è proprio dentro l'albergo in cui si trova Maria, la sorella di Eva. Congratulazioni, Vanzina! Hai appena vinto il premio per la più grossa forzatura nella trama della storia del cinema! Comunque Maria prende la foto dal fotografo e decide di rivolgersi alla polizia per rintracciare la sorella. E le viene affidato l'uomo migliore di tutto il dipartimento, Rastigan! Qualcuno si chiedeva cosa faceva questo qua prima di condurre Mistero e scoparsi la barale? Non vedo l'ora di sentire cosa avrà da dire questo analfabeta. Sua sorella lavora per la Neotech. Cosa, me l'hanno doppiato? Ah, fa l'interprete. Allora sicuramente anche quest'altra. Non possono doppiarmi Rastigan! Io voglio sentire i suoi strafalzoni! E chissà quante altre interpreti c'erano in quell'albergo ieri sera. Sì, sì, certo. Facile farsi figo con la voce di Luca Ward. Mi immagino cosa stavi dicendo in realtà con la tua vera voce. Mangiamo ogni giorno quintali di informazioni che ci vendono per vero. L'hanno detto in TV. L'ho sentito alla radio anch'io. L'ho letto sul giornale. Degan, a quanto pare, oltre a una stravagante capacità di far roteare i bicchieri di plastica, ha una grande sensibilità e rivela a Maria la sorprendente verità sul mestiere di sua sorella, nel modo migliore che conosce. Vedrà, prima o poi ritorna, magari con un vestito nuovo. Mia sorella non è quello che crede. Ha solo il torto di essere polacca, come me. Se fosse italiana, lei non mi parlerebbe così. Ehi, è brutto quando un film capisce da solo che sta alimentando un brutto stereotipo. Degan comunque sembra essere il poliziotto più pigro della città. Non ha voglia di indagare, non ha voglia di aiutare la tipa. L'unica cosa che si limita a fare è darle il suo numero di telefono. Ma sicuramente lo fa solo perché ci vuole provare con lei. Se hai bisogno di qualcosa, chiamami. Ho solo bisogno di trovare mia sorella Eva. Ehi, calma cocca, stai prendendo questa cosa della sorella scomparsa probabilmente morta un po' troppo sul serio. Dovresti avere un atteggiamento più alla Joaquin. Sono il suo più grande amico. Darei la vita per lui. Eppure mi vedi qui, rassegnato. Maria torna a casa. Dà da mangiare al gatto, tenta di ammazzare una tavola da stiro, trova alcuni preservativi. Perché sapete com'è? È difficile arrivare a un'ora e mezzo di film. Bisogna inventarsi qualche cazzata per allungare il brodo. Finché non riceve una telefonata. Pronto? È una squillo che cerca compagnia per una serata in compagnia. E naturalmente, facendo il numero di Eva, crede di parlare con Eva. Mi ha dato il tuo numero Monica l'altra sera alla convention della Neotech. Hai da fare stasera? Perché ho due clienti. Vogliono una mora e una bionda. Così ho pensato a te. Eva? Ehi, cos'è questa agitazione? Tranquilla, basta che le dici, guarda, non sono mia sorella, anzi è scomparsa, magari tu che sei nell'ambiente potresti darmi una mano per trovarla e... Eva, mi senti? Sì, ti sento. Sei libera o no? Sì, sono libera. Ma che senso ha questa cosa? In base a quale logica decidi di fingerti una puttana? Ok, ci vediamo alle 9 al cova. Ma chiedile se sa qualcosa, insomma, lavora nell'ambiente, puoi chiederle una mano... Non ha senso il fatto che tu decida di andare a fingerti una puttana. Si tratta di una persona scomparsa. Non è un gioco, una storia deficiente. Saremo sicuramente le due più fighe del locale. Ciao, a dopo. Vai avanti con il tuo piano di fingerti puttana, vero? Bene, sono curioso di vedere cosa succederà. Sì, se ti vesti di trucchi da troia rischi che la gente ti guardi come una troia! Maria arriva ma scambia una donna per bene per la sua amica Squillo, che rimane un po' offesa.
la amica squillo, non la donna per bene. Per bene, fa quello che facciamo noi, solo che lei lo fa con il suo fidanzato. E quindi? Cosa c'è di male nel farlo con il fidanzato? Ha una morale cattolica questa prostituta? La conosci questa? Certo. È quella pazza di Sonia. Che ha combinato stavolta? Niente, è solo che gli ha prestato l'accendino alla convention e poi è sparita. È l'ultima persona che ha visto mia sorella prima che sparisse dalla circolazione. Usa un metodo normale, ti rendi conto che stai andando a fare la zoccola con... Buonasera. Simone Cristicchi e Massimo D'Alema. Dai, andiamo sul mio yacht. Lo sanno tutti che a me piacciono gli inciuci. E la nostra eroina, solo tipo 2 ore dopo, inizia a pensare... Ma che cazzo sto facendo? E alla fine decide di andarsene, lasciando il divertimento alla sua amica. Ma riesce a rimediare l'indirizzo della ragazza che era assieme a Deva nella foto. E la va a trovare il giorno dopo. Come hai fatto a trovarmi? Mi sono spacciata per Eva ieri sera. E sono andata a un appuntamento con una tua amica, Barbara. È lei che mi ha dato il tuo indirizzo. Come sarebbe a dire spacciata per Eva? Lo sai che potevi semplicemente chiederla per piacere se mi conosceva, vero? Dov'è che posso rintracciarti se avessi sue notizie? Ti cercherò io. No, aspetta, se lei vuole rintracciare te, come fai tu a contattare lei? No, perché se la devi contattare ti rintraccia, no, la rintracci da contatti. Questo film non riesce a mettere in croce 2 battute con un senso. Ma secondo Sherlock Maria, il fatto di essere stato in compagnia di Eva quella sera vuole automaticamente dire che Sonia è cattiva e quindi decide di seguirla. Vuoi metterci un po' di impegno in quel pedinamento? Lei cammini solo dietro 2 metri di distanza, come puoi pensare di non venire notata? Sonia quindi trova il suo contatto misterioso e gli rivela che Maria sta indagando su di loro e lui la ammazza! Perché deve ammazzare quella che gli ha detto che stanno indagando su di lui? Gli ha fatto un favore, mica lo stava ricattando altro! Ha notato Maria che lo seguiva? Non me ne stupirei! Ma allora, sentite la mia obiezione, perché non ha ammazzato Maria subito? Avrebbe risolto molti più problemi! Dopo l'assassinio, arriva il detective DeGan. E tu che ci fai? Sai chi è questa? È quella della foto con mia sorella. Oh, questo vuol dire che oggi devo indagare invece che giocare con il mio bicchiere? Maria va quindi al commissariato. Il collaboratore di DeGan le passa l'elenco delle telefonate effettuate da Eva. Perché negli anni 90 ci voleva la polizia per rintracciare le telefonate fatte con un cellulare. Ma non trovano nulla. Usciamo, ti offro un caffè. Quindi, se non c'è la possibilità di rintracciare il rapitore assassino di Eva tramite il cellulare, come farà Maria a trovarlo? Facendo quello che hai fatto finora. Fingendo di essere Eva. Cioè, tu stai dicendo che per trovare quello che ha ammazzato Eva bisogna fingersi Eva e andarlo a cercare. Vuole fargli credere che è risorta? Ma che razza di piano è? Ascolta, ora l'assassino sa che tu esisti e hai cominciato a farti passare per tua sorella. Che vuoi indagare e vuoi andare fino in fondo. Sei un problema per lui. E se fossi in lui, io ti chiamerei. Ti porterei in un bel posticino tranquillo e ti tapperei la bocca per sempre, esattamente come a Sonia. O forse, sempre se io fossi in lui, visto che l'unico modo che hai per rintracciarmi è che io ti chiami, ti faccia venire a casa mia e ti dica guarda, ho ammazzato tua sorella, probabilmente ti lascerei semplicemente perdere. E me la riderei pensando al fatto che stai andando in giro per Milano ad attizzare centinaia di pervertiti nella speranza di trovarmi. Quindi sì, la nostra eroina decide di andare a prostituirsi con tutti fino a quando non troverà il killer di sua sorella. Fortunatamente c'è DeGan che l'aiuta, sfanalando con la sua macchinazza di fronte all'hotel di lusso, così per non farsi notare. Vabbè dai, forse sono troppo negativo nei confronti di questo piano, proviamo a dargli fiducia. DeGan, cosa pensi di fare per proteggere Maria nel momento del bisogno? Prendi questo. Che cos'è? È un baby monitor. Un baby monitor? Un baby monitor. Il gemello rimane a me. È meglio di un microfono perché se per caso lo scoprisse tu... No, fermo. Non riesco a prenderti la cosa del baby monitor sul serio. Quei cosi hanno la ricezione per funzionare all'interno di una casa. Non puoi portarlo all'esterno di un grand hotel. E se per caso lo scoprisse, tu puoi sempre raccontare che hai un bambino e che sei uscita di corsa e te lo sei dimenticato nella borsa. Metti un microfono dentro il baby monitor! Non farmi credere che questo piano del cazzo funzionerà! Ok, Maria ci crede, quindi ci possiamo credere anche noi. Andiamo a conoscere il nostro primo cliente. Ehi, ma che fai? Sei ancora vestita?